Bene colleghi, adesso voglio spiegare come si gestisce il pannello, che è questa barra in alto, la docking station, che è questa barra in basso, e i lanciatori del menu. Cioè, spiegare come questi lanciatori possono essere modificati in tutte le loro condizioni. Cominciamo dalla modifica del pannello, che sono questi qui in alto. Allora, il pannello ha il bottone menu, che ti permette di andare ai software inclusi nella distribuzione di Sodi Linux, i bottoni dell'avvio veloce, che sono questi, delimitati da una doppia riga. Questi bottoni li ho messi io perché di default sono pochi. Ha il software che vanno in questo momento, che è questo che sta registrando la video lezione. Io ci ho messo il calendario, ma insomma si può anche togliere se non vi va. Ha di default i monitor, cioè questi sono desktop diversi di Linux. So, per esempio qui apro un file, vediamo se c'è un file veloce da aprire, ecco questo, giusto per capire di che cosa parlo. Ecco, questo è bene. Su questo monitor qui ho SimpleScreen Recorder, su questo monitor qui ho LibreOffice e su questo qui potrei avere un'altra cosa. Poi ho il bottone di spegnimento, perché l'ho messo io qua, il bottone del programma SimpleScreen Recorder, che sta funzionando ma nel Sodi Linux di default non c'è. Questo bottone serve per capire quando ci sono aggiornamenti da scaricare. In questo caso ci sono, perché vedete colorato di blu. Se lo vedete è verde, vuol dire che non c'è niente. E poi questi altri lanciatori, il controllo dell'audio, la rete, l'alimentazione e il Bluetooth. Allora, cliccando nella parte bianca del pannello col tasto destro, accedo a le preferenze di questo pannello, che mi permettono di scegliere quali preferenze attribuire al pannello. Bene, e posso fare parecchie cose. Poi, cliccando comunque sopra le icone dei lanciatori d'avvio veloce, che in Windows XP sarebbero in basso vicino al tasto menu, posso decidere se lanciare, rimuovere o bloccare. Bloccare significa che se io lo sblocco e ci riclicco sopra, lo posso spostare in un'altra parte, vedete, dove voglio io. Facciamo che lo voglio buttare via, rimuovi dal pannello. Facciamo che l'icona computer non la volessi, rimuovo dal pannello. Facciamo che non voglio Chromium, lo rimuovo dal pannello. Adesso vediamo come mettere un'icona in avvio veloce. Vado sul internet e rimetto l'icona Chromium. Se clicco col tasto sinistro, lancio il programma. E il programma parte. Eccolo qua, è partito Chromium, vedete, è partito Chromium. Se invece, adesso lo chiudo, clicco col tasto destro, posso metterlo, aggiungerlo al pannello e quindi ritorno al suo posto, e quindi posso decidere quali sono i miei lanciatori. Se io Chromium lo volessi sul monitor, perché mi comoda averlo qua, ritorno su internet, Chromium, tasto destro, aggiungilo alla scrivania. Eccolo qua. Se io Chromium, che ho aggiunto alla scrivania, adesso scusate, ho cliccato, è partito, avessi un ragazzo disabile e avessi un monitor touch screen, vale a dire io tocco il lanciatore e parte, clicco col tasto destro sull'icona, ridimensiono l'icona e posso far diventare il tasto Chromium grande così tanto
che con un tocco il ragazzo può far partire il programma. Quindi posso ridimensionarmi l'icona A, che significa che questa la posso ridimensionare e questa magari no, perché mi interessa mettere solo tre icone. Torno indietro e posso anche rinominarla dicendogli internet, perché magari non sa neanche il ragazzo che è Chromium. E adesso io, quando ridimensiono l'icona, il ragazzo troverà sotto internet. Adesso vi mostro come questa icona, che riporto alla stessa dimensione, la posso mettere nel docking station, cioè in questa barra dinamica che mi permette anche lei di avere un avvio veloce. Vado sull'icona Chromium, clicco il tasto sinistro e trascino l'icona nella docking station dove voglio metterla. Appena la abbasso, si fa uno spazio e mi dice il computer rilascia per aggiungerla alla docking. Appena rilascio, eccola lì, è diventata parte della mia docking. Ma se la voglio buttare via, basta che la piglio, la alzo e paf, sparita. Adesso butto via Firefox, la piglio, la alzo e paf, sparita. Ce la rimetto perché mi serve. Eccola lì. Chi ha Mac queste cose le sa fare, chi ha Windows meno, chi ha sotto Linux le sta imparando. Aspetta che ho fatto un pasticcio, ci rimetto Firefox. Adesso quello che sto facendo sta diventando una video lezione, chi lo vuole vedere se la rivede. Adesso mostrerò invece come si gestisce la docking station. Ah, mi sono dimenticato di dire questo. Le preferenze della, del pannello. Allora, proprietà. Allora, cliccando in una parte bianca del pannello si apre questa finestra e nelle proprietà potete scegliere se mettere il pannello in alto, in basso, a sinistra, a destra, o addirittura ingrandirlo se per caso vi avete necessità di un ragazzo particolarmente disabile e ha bisogno di bottoni che si ingrandiscono. Ma potete anche nasconderla e quindi quando voi chiudete sparisce, e quindi se voi fate sparire anche questa avrete un monitor completamente pulito che vi mostrerà i pannelli solo quando serve. Allora, questa cosa qua la vedremo dopo in un'altra lezione, quando parleremo della modellabilità del desktop. Adesso vediamo la docking station. La docking station, per attivarla si clicca accessori, docking, va bene? Cliccate docking e la docking station dovrebbe arrivare, eccola qua. Però chi lo sta usando in live non ha le funzioni grafiche che ho io, che ce l'ho installato, per un motivo semplice: perché in live non è possibile fare quello che sto facendo, e chi lo installa dovrà fare, va, dopo averlo installato, andare in sistema, preferenze, impostazioni del desktop e dire alla macchina che deve abilitare il compositing, cioè deve dargli delle funzioni grafiche che altrimenti in modo nativo non ha. Quando mettete la spunta su usa il compositing, la vostra docking station diventerà dinamica. Visto che siamo qui sulle desktop setting, parlerò anche della composizione del desktop. Significa che questo desktop ha
appena carica il sistema, l'icona computer, l'icona home, l'icona cestino e i volumi montati. State attenti, se io tolgo cestino, sparisce cestino. Se tolgo home, sparisce home. Se tolgo computer, sparisce computer. E se tolgo volumi montati, sparisce volumi montati. L'utilità di questo controllo è enorme, perché io posso avere un monitor completamente bianco, azzurro, grigio per le difficoltà visive e montare immediatamente i volumi, per esempio Windows, e creare una passerella con quella parte di computer Windows che ho sotto. Adesso chiudo con... sto facendo la lezione, aspetta un attimo. Chiudo con la Doki. La Doki si presenta qui sotto, tasto destro sul bottone ancora, vado a impostazioni, gestisco la Doki. La grandezza, l'ingrandimento quando avviene, la scomparsa, il tema, l'avvio. Quindi posso gestirmi la Doki come quando c'è installa, vuol dire che non c'è, ok? Bene, a questo punto vedete che roba, posso arrivare a delle dimensioni inaudite, addirittura assurde, ma per capire il motivo per cui abbiamo scelto questa interfaccia desktop, per fare in modo che io, al disabile che ho davanti, gestisco la macchina come voglio. Adesso chiudo anche la registrazione e posso. Di solito chi usa il computer ha queste necessità che io ho messo in avvio veloce, cioè che ho messo nel mio pannello, vale a dire controllare la rete, controllare l'accesso dell'audio e controllare lo stato della batteria. No, lo stato della batteria basta fare clic e ti dice com'è la batteria. In questo caso la batteria è in carica perché si vede la scossa. Tolgo, vedrete che diventa in scarica. E vediamo quanta ce n'è. Il 24%. Ti dice anche presumibilmente quanto dura. Questa è la rete. Adesso vi faccio vedere il pannello di controllo della rete. Come si vede qua, sta funzionando con Wi-Fi, perché si vede questa scala che dal quale si capisce quanta rete ho. Fate tasto destro gentilmente sul vostro schema di rete e se invece della scaletta avete i due computer affiancati come simbolo, vuol dire che state usando il cavo. Bene, col tasto destro vediamo che ho abilitato le funzioni di rete col cavo e abilitato Wi-Fi. Però se vado su modifica connessioni, bene, aprite questa finestra. Bene, questa finestra è molto importante perché permette di aggiungere reti via cavo. Dicevo, dal tasto modifica, tasto destro qui sopra, si vedono le connessioni di rete. Allora, in genere su dei Linux appena si va, si accende e riconosce, nei computer nuovi riconosce tutto, riconosce la scheda di rete, facendo clic col tasto sinistro vedo quali reti sono disponibili. Qui sono tante, come vedete. Ovviamente facendo doppio clic su una rete si accede a quella rete lì. Io in questo momento sono connesso a testaccio, ho fatto doppio clic. Voi colleghi avete computer fissi, quindi questa schermata delle reti Wi-Fi non li vedete, è ovvio. Ma se cliccate col tasto destro e andate in modifica connessioni, andate a vedere questa finestra che vi permette un controllo molto raffinato del vostro stato di rete. Allora, qui a sinistra ci sono le reti Ethernet, i cavi.
e i wifi che il PC ha incontrato. Adesso sta usando la rete automatica, che è quella che mi ha dato il vostro collega qui. Vi faccio vedere che scegliendo modifica si accede a questo pannello che permette tutte le configurazioni necessarie per questa rete. Siccome è automatica non c'è niente di compilato, però vi faccio vedere, provo editorato, modifica, vedete nelle impostazioni della rete del provveditorato agli studi di Verona ci sono l'indirizzo IP, la maschera, il gateway, ed è qui che dovete mettere i parametri di rete nel caso vi collegate a una rete col cavo che sia parametrizzata. Il collega che ha sistemato quest'aula ha fatto in modo che voi andiate in DHCP e quindi non avete questa cosa qua, ma quando un computer di rete va parametrizzato si accede qua e quindi questo è il bottone della rete. Altro bottone molto importante, il controllo, è dell'audio. Controllo audio, cliccando il tasto destro preferenze, provate, tasto destro preferenze, avete provato tasto destro preferenze audio, provate gentilmente, non funziona? Ah, ci tengo a dire che voi state lavorando in live, cioè avete un CD sotto che manda tutti i dati che chiedete al processore. Quindi quando voi fate una azione, la macchina non legge dall'hard disk, ma legge dal CD, è un po' più lenta. Abituati a come funzionano le macchine oggi, pensiamo che non stia funzionando, in realtà sta facendolo. Adesso controlliamo l'audio, perché l'audio è importante per le registrazioni, per ascoltare i video, per gestire le uscite. Allora, in questo momento l'ingresso audio che io sto usando, vedete, è quello del computer che ho qui. Adesso cambio e scelgo la cuffia USB. Se, vedete, quando voi attaccate qualcosa lui te lo dice, scegli quello che scegli. Questo è il controllo. Adesso lo abbasso e adesso lo alzo. Il controllo audio è importante, importantissimo. Prima col collega Nicola Striano abbiamo fatto la prova della registrazione della voce di un ragazzo disabile. Il ragazzo dettava al computer. Il ragazzo è riuscito a dettare al computer quando abbiamo configurato bene la scheda audio. Prima no. Quindi, quando si usa un dispositivo, prima di dire non va, si fanno tutte le prove di configurazione, perché i software funzionano in base a come gli mettiamo dentro i dati. Capito? Questo è importante, questa è l'uscita, vale a dire sto uscendo dall'ingresso analogico o dalla cuffia. Siccome prima ascoltavamo Giovanni Caruso, ho lasciato l'ingresso analogico. Vabbè, applicazioni, in questo momento sto usando l'Alsa plugin, ma quello che mi interessa di più è l'ingresso e l'uscita. Sappiate che si gestiscono qua i volumi di ingresso e i volumi di uscita. Adesso direi che i controlli importanti sono stati detti. Se usate il computer con un monitor esterno, qui io l'ho messa io questa qui perché mi fa comodità, però altrimenti in sistema preferenze trovate monitor ed è quello che mi permette di controllare quando uso un proiettore, una lavagna interattiva. Io ho detto stessa immagine su tutti i monitor, capito? E a questo punto voi vedete quello che sto vedendo io. Bene, questo è il controllo del pannello. Qui ci sono i software, qui i lanciatori veloci, qui quello che è aperto in questo momento, questi i monitor d'uso, il programma che sta funzionando adesso, Simple Screen Recorder, e i sistemi, i controlli di sistema. Ok?
chiudo la registrazione.